Allora, Giovanni Favia, il sindaco di Parma Pizzarotti ha chiesto un incontro di chiarimento con Grillo, no? Ma ieri sul blog di Grillo la risposta è stata affidata a questi tre versi di Guccini. È difficile spiegare, è difficile capire se non hai capito già. E secondo lei questo è un pessimo segnale? Perché? Ma perché fece la stessa cosa con me? Sono fatti che si ripetono. A me dedico parole di Andrea, non so se è andata meglio a me o a E cosa Federico. diceva il verso di De Ma in sostanza André? diceva: se ti trovi male in questa casa, basta che giri la maniglia e te ne vai. Che è in qualche modo quello che tenta di dire anche a Federico. A Pizzarotti. A Federico Pizzarotti, sì. Andrea Scanzi, come andrà a finire secondo te tra Grillo e il sindaco di Parma Pizzarotti? Io ho stima di Federico Pizzarotti, è un sindaco che secondo me sta lavorando bene, non vuol dire che non abbia sbagliato, però è una persona che ci sta provando, che ha ereditato una città in condizioni disastrate, è una persona intelligente, una persona colta, che ha anche un buon carisma e spesso quando si ha carisma ci si può scontrare con Beppe Grillo. Allo stato attuale siamo alla fase delle scaramucce, siamo alla fase legittima dell'io non sono d'accordo con te, tu non sei d'accordo con me. Trovo che Pizzarotti abbia fatto benissimo a fare quell'incontro in libreria con Civati e con il sindaco di Milano Pisapia. Trovo che sia legittimo che non sia d'accordo con la selezione che è stata fatta per le imminenti europee del Movimento 5 Stelle. Gli va solo ricordato, ma lo ha già fatto sia Grillo sia credo Casaleggio, che la stessa selezione era stata fatta con Pizzarotti. Quindi è un po' discutibile che lui adesso discuta il merito e anche il metodo, però è più che legittimo. Se poi addirittura questo porterà a un'espulsione di Pizzarotti, sicuramente Grillo avrà totalmente sbagliato. Beh, è un po' diverso, però non voglio far l'avvocato di Pizzarotti. Pizzarotti non contesta che siano sconosciuti al grande pubblico, contesta che siano sconosciuti all'attivismo. Cioè, tu ti candidi per andare a fare, aprire una poltrona per migliaia di euro e gli lascia anche la diaria stavolta, Grillo, perché ha capito che gli deve lasciare i soldi, se no scalpitano. E queste persone non hanno mai fatto un banchetto. Pizzarotti era conosciuto. Io Pizzarotti, quando diventò sindaco, lo conoscevo da anni. Noi eravamo una comunità, facevamo rete. Lavoravamo sul territorio, ci incontravamo e cercavamo di risolvere i problemi delle nostre città. A me dispiace solo per Federico, perché già ha da fare con una città, ha ereditato un debito enorme. Ha tutti i partiti contro, adesso si deve difendere anche dal suo leader. È follia pura che ha gli attacchi di isterismo. Ma lei lo si sente con Pizzarotti? Vi sentite al telefono? Non gli telefono perché ho paura che lo espellino al momento, no? Ogni tanto dei messaggi, ma con grande discrezione, non voglio sicuramente disturbarlo dalla sua attività in un momento così delicato. Ma lei sta lavorando per creare un partito di dissidenti dal Movimento 5 Stelle? No, no, credo che un nuovo partitino non serva, però abbiamo un potenziale enorme. Tutte le persone uscite dal Movimento 5 Stelle sono tante oggi in Italia, sono 50 gli eletti, ma sono ancora di più gli attivisti e non devono sprofondare in un abisso di indifferenza. E loro che hanno tenuto la schiena dritta davanti non solo alla vecchia politica, ma anche ai diktat di questo nuovo partito agenzia, credo che abbiano un grande potenziale e penso che dobbiamo iniziare a fare rete. C'è una discussione che sta nascendo in rete per creare un qualcosa di nuovo, ma non è detto che si faccia un partito. Magari inizieremo a step come ha fatto il primo Movimento 5 Stelle. Sì, anche se Scanzi, un movimento, diciamo, 5 Stelle senza Grillo non avrebbe senso, oltre a probabilmente non avere successo. Il Movimento 5 Stelle ha senso senza Grillo e Casaleggio nel momento in cui Grillo e Casaleggio lasceranno, che è il loro sogno da qui a 5, 6, 7 anni. Quando cioè, anche prima forse, quando cioè secondo loro il Movimento 5 Stelle avrà imparato a camminare da solo e nel frattempo saranno cresciute quelle figure che già sono cresciute, sia alla Camera sia al Senato. Uno dei mantra del consigliere regionale eternamente dimissionario Favia è quello di dire che in Parlamento sono entrate soltanto delle persone Perché eternamente impreparate. dimissionario, mi scusi? Perché tra le tante incoerenze che ha il consigliere regionale Favio c'è anche quella di aver promesso che si sarebbe dimesso, cosa che non ha fatto, e questa è una delle tante differenze tra lui e Pizzarotti. Favio è un concentrato di incoerenza. Favio è uno che andava in televisione da Michele Santoro e il giorno dopo andava a piagnucolare con i giornalisti di Piazza Pulita, fuori onda per carità, dicendo che Grillo era Goebbels e Casaleggio era Hitler. Potrei andare avanti tante. Giurava che non si sarebbe mai candidato con altre forze perché anche Di Pietro era un accrocchio.
di persone lontanissime, poi si è iscritto, si è candidato a Rivoluzione Civile, se non ricordo male, con ben scarsi risultati, e potrei andare avanti. Questa è l'ulteriore dimostrazione che non ha forza un Movimento 5 Stelle senza Grillo e Casaleggio se è fatto da dissidenti, anche perché questi dissidenti, e poi se volete parliamo anche della dinamica delle espulsioni, che io non condivido, non è che finora siano questi grandi fenomeni. Trovo invece che sia molto interessante la crescita che hanno certi deputati e certi senatori dei 5 Stelle, perché quella è la vera sfida del Movimento 5 Stelle, riuscire a essere indipendenti e alternativi a Grillo e Casaleggio. E secondo me, mi fermo poi, una delle grandi, dei grandi motivi per cui da ormai un anno e mezzo Giovanni Favi è diventato una sorta di vomitatore di bile seriale nei confronti del Movimento 5 Stelle è che lui soffre della sindrome di Pete Best. Pete Best era il batterista dei Beatles, che poi fu fatto fuori poco prima che i Beatles diventassero famosi. Favia, prima che il Movimento 5 Stelle diventasse famoso a livello nazionale, era il più abile, il più bravo mediaticamente, il figlio al prodigo di Grillo e Casaleggio. Adesso il povero Favia, dico povero in maniera umanamente comprensibile perché lo capisco che sta male, vede Di Battista che è diventato famoso, Di Maio che è diventato famoso, Morra che è diventato famoso, La Taverna che è diventata famosa. Io lo capisco che stia rosicando, però se il rosicamento è alla base del far passare il Movimento 5 Stelle per una sorta di sbandati fascisti e sfascisti, io lo trovo un po' intellettualmente disonesto. Allora, Favia, è un problema di rosicamento il suo, e adesso insomma ha diritto di replica, perché qui di cose ne sono state dette varie. Ma sì, le sento spesso queste litanie. Sono stato accusato di tutto, non di essere un rettiliano ancora. Allora, sarebbe? I rettiliani sono quelli che governano il mondo, secondo me. Scusi, stavo pensando. Una cosa, per me la coerenza è rispetto agli impegni che ho preso in campagna elettorale sui temi da portare avanti in Consiglio regionale e i temi etici. Io ho lanciato la riduzione dello stipendio, che oggi è un grande tema di marketing per il Movimento 5 Stelle, cosa che io continuo a fare, ho tra l'altro con me i bonifici. Ho rinunciato dopo l'espulsione al vitalizio, che la mia generazione non vedrà probabilmente mai una pensione. Io ho il patentino, caro Scanzi, per poter fare la critica al Movimento 5 Stelle, perché gli ho dato anni della mia vita. Se poi mi devo... Io è passato un anno e mezzo dalla mia espulsione, non sono in nessun partito. Ecco, io, però... io potevo fare una cosa, no? Perché aspetti. Potevo isolarmi, come hanno fatto alcuni usciti dal movimento, tenermi i soldi, non dire niente, perché oggi criticare il movimento vuol dire prendersi intimidazioni, insulti, offese. Invece io sono stato eletto, scelto dai cittadini con le preferenze. Anche dopo lo scontro con Grillo, la base mi ha riconfermato al 90%. Sono a pieno titolo in Consiglio regionale perché non ho sponsorizzato dirigenti nelle ASL come alcuni hanno fatto in questo paese. Non ho rimpatriato dissidenti kazaki. Quindi ho le carte in regola. Però, scusi, sul Movimento 5 Stelle, no, rispondo alla domanda solo, politica, prego. Le posso solo chiedere una cosa, siccome è vero che lei si è candidato con il partito di Ingroia, Rivoluzione Civile, che andò poi malissimo alle elezioni politiche, no? Quindi lì lei aveva detto che non l'avrebbe fatto e invece poi si è candidato con un altro partito. No, io non sono in nessun partito, io mi sono candidato come indipendente. E l'unica cosa su cui ho messo la firma è il nome di Antonio Ingroia, che è una persona con cui ho ancora contatti, che stimo, che è stata una persona che ha fatto, se Grillo avesse fatto un decimo di quello che ha fatto per lo Stato Ingroia, potrebbe parlare. Però io lo rispondo da un anno ormai di questa cosa. Ogni volta che si critica il movimento, passi dall'altra parte. Devono delegittimare te, che sei l'autore di una critica, per togliere, diciamo, senso alla critica. Si chiama argomento ad hominem. Ed è della vecchia politica. Scanzi, monologo lunghissimo. Io non mi devo giustificare. Sono loro che si devono giustificare sul perché mi hanno espulso. Io non ho lasciato il movimento. Ed io voglio tranquillizzare Scanzi. Ho la bile che sta benissimo. Però non voglio abbassare la testa, farvi intimidire e non dire quelle che secondo me sono i pericoli che ci sono dietro questo movimento e quella che è la truffa mediatica. Se vuole, dopo, finita questa classica cosa che mi si rovescia addosso, andiamo sui fatti e cerchiamo di analizzarli con adesso, un po' di razionalità. Andiamo sui fatti subito, perché lei ha un blog sul Fatto Quotidiano, tra l'altro il giornale
per cui lavora Andrea Scanzi, e lì contesta molte delle battaglie del Movimento 5 Stelle, anche delle recenti battaglie. Per esempio, lei dice che non è vero che abolendo le province elettive si creano 25.000 nuove poltrone. Quante se ne creano invece? No, io ho visto al TG5 Sant'Angelo dire, si farà deputato del Movimento 5 Stelle, senatore, dire non si abolisce niente, in realtà si fa un nuovo poltronificio. Allora, io sono stanco di politici che raccontano balle al popolo italiano. E anche perché Scanzi ha scritto la stessa cosa. Perché in realtà chi ha scritto il decreto del Rio ha fatto una cosa intelligentissima, ovvero ha previsto che nei piccoli comuni sotto i 10.000 abitanti si rialzasse il numero dei consiglieri, che nei piccoli comuni sono praticamente dei volontari, spesso danno i gettoni beneficenza e quando li prendono sono 30 euro al mese. E cosa succede? Se non si fosse fatto questo, sarebbe successo quello che oggi succede, che una lista civica, magari l'unica che si batte contro la cementificazione, contro il malaffare, col 12% dei voti, rimane fuori dal Consiglio Comunale. Ma è democrazia questa, e all'inizio toccava a noi liste del Movimento 5 Stelle rimanere fuori per via di questo sbarramento altissimo. Ma inoltre cosa dice il decreto? Dice che questi posti di cittadini volontari nei piccoli comuni che fanno impegno civico non costeranno un euro in più alla collettività. Però anche una buona notizia diventa una scusa per fare becera propaganda della campagna elettorale. Scanzi, lei però pensa e scrive tutt'altra cosa, no? Sull'abolizione delle province elettive. Sì, penso tutt'altra cosa. Scusami, tra giornalisti benissimo, ci mancherebbe. Sì, no, intanto mi veniva da sorridere perché vedo che anche se all'inizio carriera Favia utilizzava i soldi pubblici per andare in televisione, non ha imparato la sintesi. Ma volevo soltanto dire sulle province, molto brevemente, non le abolisce ma le rende degli organi non elettivi. Crea dei nuovi centri di spesa, crea dei nuovi enti che si chiamano città metropolitane e soprattutto risparmia poco. Esistono già. Soprattutto risparmia poco, cioè per esempio Del Rio parla di un risparmio di 2 miliardi, la Corte dei Conti, che è appena più autorevole tanto di Favia ma soprattutto di me, parla di un risparmio di 35 milioni, cosa vuol dire? Che è tutto da buttare via quel DL per quanto riguarda Del Rio? No, ci sono anche dei punti abbastanza positivi e condivisibili, ma da qui a tratteggiarlo come la risoluzione di una delle battaglie che oggettivamente il Movimento 5 Stelle ha sempre fatto, al punto tale da non presentarsi neanche alle province, devo dire questo mi sembra un po' eccessivo. Io trovo che sia uno dei tanti modi attraverso i quali Renzi prova a vendere fumo, e in questo è bravissimo. Che ci credano gli elettori del Partito Democratico è più che legittimo, che ci creda uno che fino a 2 anni fa faceva le barricate con il Movimento 5 Stelle e adesso si è ridotto a fare il soccorso rosso o rosa di Matteo Renzi è abbastanza discutibile, ma ognuno fa quello che vuole nella vita, quindi piacevolissimo ascoltare. Non ha risposto sui consiglieri, però è riuscito a raggirare la domanda. Io non ho elogiato il provvedimento di Del Rio, io ho detto che e lei è abilissimo invece nella retorica, ho detto semplicemente che andare in TV a dire che si fanno 26.000 nuove poltrone che non costano un euro in più e che sono poltrone di democrazia e si è meschini, è falsa propaganda. Poi se lei mi vuole rispondere sul merito, se no se vuole fare il suo... L'antirenzismo è una professione speculare al renzismo, sì, che usa le stesse menzogne per far passare dei messaggi. Io credo che la politica pulita sia una politica che, oltre l'onestà materiale, prevede l'onestà intellettuale. E purtroppo oggi lei, che è un prolungamento della narrazione epica del Movimento 5 Stelle, sta portando avanti questo tipo di menzogne, dicendo alcune verità anche. No, mi fa piacere, ma no, di sicuro non voglio rispondere a Giovanni Favia. Se quando voglio lezioni di onestà intellettuale telefono a Padellaro, a Travaglio, a Gomez, non a un onesto signor nessuno che mente dalla mattina alla sera come Favia. Però consiglierei una cosa che trovo molto interessante, ma lo dico a livello televisivo. Visto che Favia contesta nel merito Sant'Angelo, Di Maio, incontratevi, fate un incontro televisivo, fateci capire chi ha ragione.